sono quelli differenti. Adesso a pelle allora andiamo a vedere questo pelo qua. Chiudi qua la lista studenti, modifica, ci sono 32 iscrizioni in questo momento, modifica. E questo appello io lo faccio per sistemi operativi e quello di questi. Non ci sono altri che... Ah, questo! E questo qua, voi siete addirittura laboratorio dei sistemi operativi? Sì. Ok, abbiamo trovato dove era il gruppo. Applica. Ok, quindi questo dovremmo averlo risolto. Riuscite a provare la prossima qua? No. Comunque penso che sia quello. Sì, sì. Salvo. Va bene, quindi questo l'abbiamo risolto. Torniamo agli esercizi. Ancora altre domande? Beh, io avrei una domanda, ad esempio, quindi se noi abbiamo una coda e vogliamo creare invece una tira, questo è impossibile perché mentre si può fare il contrario, cioè da una tira invertire l'ordine e creare una coda, invece con la coda viene l'ordinamento sempre nello stesso modo. Non mi è chiara la domanda. Coda e pila sono due strutture duali, una FIFO e una LIFO. Volevo chiedere appunto se da una struttura FIFO si può ottenere una LIFO. Non capisco che cosa, il significato che lei dà alla parola ottenere. Cioè, così come si è fatto per i semafori, che abbiamo visto l'equivalenza tra semafori e monitor, vedere se anche i sistemi fatti, l'ordinamento FIFO e LIFO sono equivalenti, però mi sembra appunto che mentre uno può invertire l'ordine degli elementi, come fa ad invertire l'ordine degli elementi? Cioè si possono fare delle librerie che scandiscono, parliamo di strutture dati to core, sì, o senza parlare di concorrenza, si possono fare delle strutture dati che delle librerie che utilizzano le strutture dati per, se avessi una coda, posto che nessuno mi interrompa nel mezzo, se ho una coda e voglio fare una pila, stiamo parlando di programmazione, non di programmazione concorrente. Posso fare una pila e fare la coda, mi basta prendere l'ultimo in tutti e due i casi. E quindi si fa una funzione ricorsiva, farei una funzione ricorsiva che scandisce la coda quando non ci sono più elementi successivi e restituisce, oppure scandisce la pila quando non ci sono più elementi successivi e lo restituisce, facendo così inverte l'ordine. Ok, ma questo non ha a che fare con la programmazione concorrente. Perché comunque lei faccia, se ha un ordine FIFO e prende sempre l'ultimo, diventa LIFO e viceversa. Domande?
se volete fare esercizi su queste cose, con me il vostro ben amato Skim vi aiuta. Lavorando solo con la ricorsione, questi esercizi vengono a piacere. Allora, domande generali, se no esercizi. Sì, avrei più che altro una domanda sull'interpretazione di un esercizio. Questo è una bella lezione di architettura, mi dica la data? 11 giugno 2007, il primo. 2007. 15 giugno. Questo è sicuramente un compito completamente non mio. Che in giugno io non ero qua. Vediamo. Ah, quella di Valettopoli. Ne potremmo fare una su Parlamenti questi giorni. A Valettopoli esistono valette recenti. Le recenti sono rigorosamente organizzate per ruoli in maniera gerarchica: direttore generale, tra il direttore di rete, nuovo direttore del studio. Per poter apparire in televisione, ogni valletto deve collezionare tre amministrazioni e tre dirigenti con ruoli diversi. Per non scontentare nessuno, il direttore generale può fornire a più 9 raccomandazioni, il direttore più 3, il direttore di studio una sola. Chiede raccomandazione, non ottiene la raccomandazione. Appari, fa la sua comparsata, rilasciare la raccomandazione ottenuta, ritorna uno senza rilasciare le raccomandazioni. Ritorna a zero, altrimenti torna a letto perché mi... Allora, quindi abbiamo 9 e 3, 12 sono 13 processi. Ok, l'interpretazione è così, è un problema di allocazione di risorse. Praticamente il chiedi raccomandazione però mi manca un altro pezzo. C'è un pezzo sotto. Ah, ecco, perché non è... Ok. Quindi occorre fare in modo di allocare le risorse ai richiedenti. Ci sono 9 risorse del tipo 1, ci sono 3 risorse per le tre classi di tipo 2 e una risorsa per le 9 classi di tipo 3. Alla fine va ragionato così. Quando viene chiesta la raccomandazione, praticamente c'è un'allocazione di risorse. Se c'è una risorsa disponibile viene allocata, se no viene messa in sospensione fino a quando non viene trovata la risorsa. A quel punto, se dato quel protocollo, il valore di ritorno dell'appari non serve a nulla, perché appari viene sempre richiamata con
i tre risorse opportune. La specifica dice che nel caso non sia corretto, non vengano rilasciate, praticamente esce subito nel caso che... Infatti io volevo appunto porre questa domanda qua, cioè se, come fai a non essere raccomandato dal protocollo se comunque i dirigenti a cui chiedere sono sempre gli stessi e devo sempre aspettare di ricevere la raccomandazione? Dato quel processo non si dà mai il caso in cui appare e ritorni uno, dato quel protocollo di ingresso. Però siccome le specifiche lo dicono, nell'implementare bisogna metterlo. Ok? Ancora, questo non mi pare particolarmente difficile da fare, si tratta di fare, volete fare questo? Si può fare, non so se, se è educativo. Avete altri esercizi? Cioè non ho capito proprio che cosa chiede, cosa dice. Andiamolo a vedere. 16 giugno 2009, numero 1. 2009, siamo qua più vicini a noi. Siamo in giugno 2009. Giugno 2009 siamo un po' più in basso. Segue, prende la richiesta, la mette in rec e poi la gestisce, handle è la funzione che la gestisce, quindi in qualche modo dà una risposta e la rimanda al chiamante. Questo è simile a una remote procedure call, quindi il chiamante fa la query e vedete che ha un risultato. Il risultato deve essere l'output di handle. Handle è la funzione che fa. Il gestore ESMO gestisce esclusivamente le richieste di tipo I. Qui l'abbiamo fatta, questo me lo ricordo bene, questo esercizio, perché è particolarmente facile, anche perché è stato, uno si domanda ma perché le richieste tutte di tipo I, perché questa è stata la seconda revisione di un esercizio che era più complesso e nel bilanciamento del compito è stato semplificato all'ultimo momento, perché era il testo che probabilmente è finito a luglio, non lo so, era simile a questo e diceva se per caso non il gestore di tipo I è occupato e ce n'è un altro libero, la richiesta viene dirottata a qualcun altro, diceva così. Questo è particolarmente facile perché facendo così i gestori sono praticamente indipendenti. Ma perché il get query viene passata sia I, che è il tipo di richiesta che gli gestisce, sia entitled? Appunto, perché il gestore I
In questo esercizio gestisce solo le richieste di tipo I, ma nell'esercizio esteso poteva gestire anche richieste di tipo J, perché il gestore di tipo J era occupato e lui non aveva lavoro da fare. Quindi in questo caso è entitled, cioè è in questo caso ritornare per indirizzo il tipo è inutile. Ah, perché era il tipo di richiesta gestito dall'operatore I. Sì, l'operatore I normalmente gestiva le richieste di tipo I, però occasionalmente doveva gestire le richieste di tipo J diverso da I, perché J era occupato e lui non aveva nulla da fare. Ok? È solo un problema di testo o... No, era solo un problema di testo. Sì. Cioè, adesso avendo capito il retroscena... Non era molto chiara l'applicazione lì. Sì, era, sì. È applicato poco. Perché è stata tolta l'ultima frase, probabilmente perché ho visto che c'erano altri due esercizi, non mi ricordo come erano gli altri due, che prendevano del tempo. Volevo alleggerire il compito perché mi ero preso una crisi di facilità. Ok? Allora, ancora domande? Ne avevo un'altra nell'esercizio del 10 giugno 2009, alla 10 giugno 2009, luglio. Risposta è sì, perché è una test and set, però i guai cominciano ad accadere se andiamo a ragionare sull'implementare un servizio di mutua esclusione per più sezioni critiche. Intanto c'è la domanda indipendente, cioè in modo indipendente. Cioè, noi abbiamo quella funzione lì, atomica, quella funzione, e noi vogliamo avere più sezioni critiche che
che si blocchino, che si blocchino in maniera indipendente. Essendoci una variabile statica, ovvero una variabile globale, condivisa, sarebbe condivisa quindi da tutti quelli che la chiamano, io pensavo che non si potesse fare, perché secondo me si può riuscire, però comunque dipende da quella variabile lì. Sì. Si crea un meccanismo di mutua esclusione a un altro livello sopra, utilizzando un livello più basso che quello, però da quel livello lì dipenderanno per forza. Dipenderanno da quel livello, ma indipendente vuol dire che io ho due set di variabili condivise, quindi quando più processi vogliono accedere al primo set devono fare mutua esclusione, quando altri processi vogliono accedere al secondo set lo devono fare mutua esclusione, ma fra processi che accedono al primo set e al secondo set non c'è mutua esclusione, perché sono due insiemi disgiunti di variabili globali condivise. Ok? La tecnica da usare è quella che abbiamo visto per come fare i semafori, per esempio, con il mascheramento degli interrupt. In fondo, se pensate al mascheramento degli interrupt, abbiamo visto anche con lo speed lock per fare i semafori, no? Che abbiamo visto lo speed lock si usa per brevi periodi e poi invece ci sono grossi periodi di mutua esclusione. Sì, si può fare in questo modo qua. Per esempio, uno si potrebbe divertire in vari modi. Formalmente, teoricamente, uno dice: ora ti faccio una test and set propriamente detta. Come faccio una? Cosa fa la test and set? F di XY in modo atomico, non mi ricordo se l'abbiamo definita così o viceversa, tanto poi basta cambiare nomi alle cose. Bene, allora cosa faccio? Faccio una funzione test and set int star x int da y, poi faccio r uguale 1. Poi faccio star x uguale star x punto virgola star x uguale a 1 e qua, ok? Cioè, alla fine questa è l'apertura di mutua esclusione, questa è la chiusura di mutua esclusione che rende questa atomica. Non è efficiente, uno potrebbe stare a fare, se avete tempo, ricamate su e dire: ma te lo faccio anche efficiente, ti faccio vedere. Poi una volta che uno sa come rispondere, può anche dare sfogo alla sua conoscenza, come diceva Dante. Ancora? Questo. C'è un esercizio sui monitor dove non riesco a trovare la condizione. Bene. E il due. Siamo qui apposta. E del 2006, mese di giugno, giorno 19. 2006, giugno. Giugno. 19 giugno 2006, qua sì. Il tempo che questo vedesse la rete mi... l'esercizio 1 no.
Processore. Ogni produttore, dopo aver prodotto un elemento, chiama la EQ. Ogni consumatore, per ricevere un elemento da consumare, chiama EQ. Dove è proprio il processo sensore può isolare produttore e consumatori chiamando la censura. Il buffer dovrà ignorare ogni ulteriore richiesta del processo indicato. Gli elementi del buffer prodotti dal processo censurato sarà 150. Le processi indicati dovranno essere cancellati a ricevimento della richiesta. Non è particolarmente difficile. Le condizioni sono quelle standard, quindi questo, volete, è un problema tranello che vi fa pensare al sensore, ma il sensore non ha grandi interazioni concorrenti. Semplicemente quando uno chiama la censura, quando il censore chiama, si tiene una lista, un insieme, una qualche struttura dati dei processi censurati, e quindi ogni successiva richiesta viene ignorata, e quando viene chiamata la censura sul produttore bisogna scandire la lista togliendo gli elementi. Se volete, c'è solo una piccola particolarità, che il sensore elimina degli elementi dalla coda. Quindi se la coda era piena, occorre consentire ad altri di inserire elementi. Quindi non ci sono più condizioni della coda standard. Però bisogna ricordarsi, ed era forse l'unica particolarità, che il sensore elimina elementi dalla coda, e quindi può fare partire anche più produttori. Immaginiamo che nella coda ci siano ci siano tutti elementi del processo bandito, forse del verbo bandire, censurato, allora la coda da piena diventa di colpo vuota. E quindi, però anche questo non è molto difficile, perché ci sono due modi di fare. In modo che appare semplice ma è contorto è quello di fare il loop. Quello di dire, ho liberato n elementi, mando n signal. Funzioni in chiama è brutto, statisticamente sbagliato. Se voi programmate con il solito meccanismo, controllo, cambio lo stato e diciamo mando la signal, deve essere la procedura in queue che accoda un elemento e poi, se c'è ancora spazio, consente a un altro di accodarlo. Quindi io metterei la signal, se c'è ancora spazio, in fondo alla enqueue, e così facendo vanno in cascata. Il sensore se libera almeno un elemento, dà la via al primo e poi via.
Se c'è spazio, va da sole si attivano. Questo consente di avere una soluzione che in realtà è non è correlata strettamente a questo esercizio in generale. Chiaro la cosa? Altri esercizi? Sì? Io volevo chiedere una cosa. Per la data che avevo detto precedentemente, ovvero 2007? Sì, 15 giugno 2007. Il secondo esercizio. Quindici giugno 2007, qua. Vediamo se si legge anche così. Ok, si legge. Non è il mio stile assolutamente questo. Questo è il caso di Sedotico al 100%. Giugno 2007 non ero qua e giugno e luglio 2007 non ho fatto gli esami. Programma A, B, C, O, B, C, A, D, O, A, D, B, C, non so se è stato iniziato, luogo, stessi, esempio 2. Utilizzare, scrivere il codice del servizio digitale ed è un generico processo specificato da A e B, implica C e D. Usando il file codice del server centrale che sentisca allora è più difficile da fa paura un po' come il come si chiama i semafori con planari ci mancava solo il cappello come diceva Tognazzi. Fa paura, ma praticamente è tutta sintassi. Ma intanto diceva anche come referì, come revisore, articoli che si perdono nella sintassi, come andate a scrivere il succo e praticamente questo dice che se io ho un messaggio di tipo A e un messaggio di tipo B, allora deve spedire una spedizione atomica di C e di D. Praticamente A, B, C e D sono dei messaggi. Il codice usuale del sistema è di un generico processo specificato da A e B, C e D. L'unica cosa che è solo di implementazione, che non so come, perché se uno pensa a quelli come interazione fra processi, bisogna vedere chi mantiene lo stato del sistema,
perché praticamente quel modello che cosa fa? C'è uno stato dove ci sono un po', ci sono dei messaggi in giacenza. Se ci sono messaggi che fanno match con l'antecedente, quindi A e B, allora vengono consumati quei messaggi e emessi gli altri. Assomiglia molto a un linguaggio di programmazione che si chiama Linda. L'avete mai conosciuto? Linda, vi manca Linda. Prego. La mia domanda era la seguente, ovvero, se ho capito bene la specifica, ogni programma deve inviare al server i messaggi che deve ricevere e conseguentemente anche quelli che deve avere anche, deve inoltrare una richiesta di ricezione anche da parte del server. Però il mio problema era che se uno di questi programmi eventualmente in un tempo molto lungo invia il suo messaggio, come faccio a saperlo? Cioè, o so quanti sono i numeri dei processi che costituiscono il programma e quindi attenderò fino all'ultimo processo che deve inviare il dato, oppure se questo non posso saperlo, il numero dei processi che costituiscono il mio programma, come faccio a sapere se magari mi manca la parte B e C implica B e D? Allora, anch'io. A e B, B, C, no, B, A, B, C, B, C, A, D, B, C, B, D. Semplicemente funziona così. I vari processi, qui, questo l'ho fatto solo per coppie, i vari processi il server centrale più un generico processo, il mio problema è se il processo è specificato così a chi lo manda la risposta, perché a me è chiaro perché non è chiaro il testo per cosa che intendeva come la struttura di implementazione, perché a me viene in mente di dire ogni processo manda ciò che gli serve come, come antecedente e quando c'è lo stato opportuno gli viene risposto in modo che può mandare il conseguente, ma non è così, perché se no il processo dovrebbe avere tutto lo stato del sistema. Lei come l'ha pensato? Infatti adesso cerco di spiegarmi meglio. Volevo dire, se ad esempio ho i due processi A e A indica B e C, e ho l'altro processo B e C indica A e D, ma non arriva mai il terzo, o arriva in un tempo molto remoto, riuscirò a completare? Ma se il primo processo fa A, prende l'input A e A, intanto chi glielo manda A e A, e genera B e C, ma B e C a chi lo manda? Perché è un nome di un processo, bisogna mandarlo a qualcuno. Io conosco di implementarlo. Provi a implementarlo perché vedo dall'implementazione di capire cosa intendeva. Magari è più nella mente di sacerdote di me. Posso cancellare? Questo può cancellare quello che vuole. Qua. Ah, è... Sì. Ah,
Ah, sì. Penso di aver capito cosa intendo. Allora, voi avete i processi, quella AA che è risolto in BC. Ci si mette anche il segno. E che devono parlare con server. Ogni processo manda, dice: io ho bisogno di qualcosa, e quando, quindi ci saranno due primitive, una che manda la precondizione, e una che manda la precondizione, riceve l'acknowledge che la precondizione è accettata, quindi vengono consumati quei messaggi, e quindi manda la post-condizione. Quindi il server non deve fare altro che tenere conto delle richieste in sospeso, e quando arriva una richiesta, se c'è già se ci sono già le condizioni per attivarla, viene data immediatamente il via. Se non ci sono le condizioni, si attende. Quando viene mandata una post-condizione, si va a vedere se fra le richieste di precondizione in sospeso ce n'è qualcuna che può essere soddisfatta. Lei dice start è zero. Cioè, suppongo che start lo conosca già dall'inizio. Sì, che sarebbe il nostro l'inizio del programma. Lo stato iniziale. Perché io avevo ipotizzato, essendo quello un orologico, avevo ipotizzato che esigevi che potrei anche iniziare dal BC. Quindi in... può arrivare per prima, sì, cioè dopo deve funzionare, quelli sono esempi, dopo può arrivare qualsiasi cosa, ma praticamente lei ha lo stato, sì, che è binario, e avrà. Quindi lo stato è binario, ma ha tante richieste in sospeso, e lei lo mette lì in max approach. Avrà tante richieste in sospeso e deve fare controllare lo stato con le richieste che è in sospeso. Nel momento in cui un processo richiede fa la richiesta corrispondente allo stato, va avanti. Cioè, tutto in realtà, questo non l'avevo ancora. E io invece che mandare messaggi separati, manderei delle coppie che facciamo prima. Perché io infatti avevo iniziato facendo così, però diceva che A e B ognuno è un messaggio, diceva nel testo, se mi ricordo bene. Dove? A, B, C, D sono messaggi non necessariamente distinti. Cioè, fra parentesi. Distinti nel senso di... Va bene. Questa... L'unico problema è che bisogna... C'è un attimo più di contabilità da fare, perché sappiamo che dobbiamo... che riceviamo due domande e diamo due risposte. Perché io ho letto questa parte, la semantica è la seguente: il processo specificato da A e B implica C e D automaticamente consuma i messaggi A e D, e quindi due cose diventano distinti da questi. Ah, ok. Elementi messaggi C e D, ripetendo.
va bene, cioè non è che cambi. E quindi lei riceve, cosa è M? Mit, temp 0 punto mit, non riuscivo a capire perché era, mi sembrava MH, no? Ok, mit. Ok. Abbiamo fatto l'esercizio 3? Che bellino. Avevo una domanda? No, di tanto non ho potuto la struttura della sede. Sì, invertite questi due parametri. Se nella sua sintassi prima c'è il messaggio, poi messaggio destinatario. Però lì una gli è scappata al contrario. O le mettete tutte da un lato, tutte dall'altro.
Poniamo che il primo ad arrivare sia il server partito, parte il processo, quel B e C risulta in A e D, ok? Quindi il secondo parte. Cosa fa questo processo? Manda al server B e C, e cosa fa il server? Li mette nella variabile temporanea, poi confronta sì il mio inizio, siamo nella situazione AA, siamo all'inizio, è arrivato per prima B e C, quindi dopo lui fa il confronto e dice che se quello che ha salvato temporaneamente è inviato dal processo è effettivamente l'inizio, allora gli invia la conferma, altrimenti gli dico rifiuta. E allora, essendo B e C e lo stato A, rifiuta. Il processo cosa fa? E quindi dopo il processo prova a rinviarlo un'altra volta. Ricomincia e manda BC. No, BC no, ma non ti dico BC, ma insomma non è molto efficiente come soluzione. Perché continua un meccanismo del genere mi spara la CPU al massimo e avete un tot di messaggi che vanno e vengono, ok? Come si fa a evitare questo? Prego. Magari interpretando il tasto, non bastava semplicemente implementare un meccanismo di ricezione dei messaggi e di invio di risposta. Il fatto che abbiamo già due messaggi A è come partenza. E come fa a ricevere solo messaggi A? Sono già impostati. Allora, ci sono due messaggi A. Allora, lei riceve questi due messaggi A. Allora, proviamo a fare una cosa per essere costruttivi. Completiamo questa soluzione e poi lei viene per farci vedere la sua proposta. Ok? E poi così discutiamo caso per caso. Qui io non avrei mandato accetta e rifiuta, ma semplicemente se accetto mando la risposta e non rifiuto mai. Invece di rifiutare mi tengo da parte la richiesta, cioè B e C mi dice arrivato a questo punto, tra l'altro una piccola nota, lo stato può essere anche permutato, cioè non è detto che tempi 0 quando rispondo a stato 0. Comunque, invece di mandare a set, se qui è diverso, ok? Io mi memorizzo da qualche parte che c'è un processo che chiede
via C, cioè aggiungo una coda a qualcosa, magari proprio questa, che c'è un processo che ha chiesto queste due cose. Quindi non mandando la risposta, il mittente è fermo, togliendo l'accettazione e il rifiuto, è fermo qua. Sì. A questo punto, e quindi qua ci vorrebbe un else con la memorizzazione. Quando io qui prendo il nuovo stato, io devo andare in questo punto, quindi qua ci vuole l'else per memorizzazione. E qua ci vuole che cosa? Ci vorrebbe un controllo se qualcun altro può essere attivato, perché con il nuovo stato potrei attivare qualcun altro. Questo qualcun altro, allora viene, gli mandiamo indietro le cose e quindi arriviamo in un nuovo stato dove magari possiamo attivarne un altro. Quindi, morale della favola, qua o addirittura qui ci vuole un while. Di solito preferisco, invece che fare casi speciali, gestire tutto in un caso ordinario. Quindi io quello che farei è, prendo la richiesta, non mi interessa se sono due messaggi staccati, uno solo, comunque prendo la richiesta, due concetti, li metto nella coda delle richieste in attesa e poi finché ci sono richieste soddisfacibili continuo a mandare risposte, prendere, mandare lo stato e prendere il nuovo stato, mandare lo stato finché ci sono richieste soddisfacibili. Quindi al posto di dire quello che mi chiede è soddisfacibile, no, lo metto nelle richieste in attesa e così mi riconduco al caso precedente, no? È chiara l'idea? Cosa facciamo? È chiaro il meccanismo? Proviamo a riscrivere in formato definitivo? Chi vota per la riscrittura? Chi vota per cambiare esercizio? C'è una maggioranza per cambiare esercizio rispetto al volere popolare. Adesso non è che qualcuno ne compra qualcuno che cambia partito e vota per un altro, no, eh? Allora, esercizi. L'esercizio 2 del 2009, 901. Ah, c'è anche quello. Ah, c'era in sospeso quello là. C'era in sospeso là. Cosa? Perché non riesco a capire la sua osservazione. Venga. Leggendo così mi sono abbozzato il voto. Cazzolino non è successo. Comunque siete assicurati, eh? Perché io da sopra ho un insieme di cose. Ha un processo? Abbiamo i nostri vari clienti e i nostri vari messaggi che mi generano le risposte. Sì. E sono tutti in orologico. In orologico, in parallelo. Tutte le varie produzioni di un parallelo di più, quello or significa parallelismo. Quindi ha un processo che fa A e A ed A, B e C. Parallelo, un processo B e C che ha A e D.
parallelo è un processo che se A, B e C da B e D. Quindi sono processi paralleli. Una parte è un processo che ci occupasse di per esempio capire chi ha fatto la chiamata e rispondergli la produzione corretta. Come era un semplice uguale. Fallo scuare. Dare un messaggio. A chi glielo manda? Una funzione risposta che non so di un messaggio in base a quello che ho ricevuto, quindi mi occupo di dargli questo automaticamente e questa parte si occuperebbe di, come dice sotto, il processo ADC di derivare la chiacchierata di meccanica atomica che si occupa di dare la spedizione della risposta subito. Allora, a quello che vuole. Quando fate degli esercizi, le parentesi angolose le dovete risolvere, non mettere, ok? Perché quella è una notazione, quella delle parentesi angolose. Però quando vi trovate davanti a un computer non è che capisca molto di parentesi angolose. Mentre il processo si deve semplicemente limitare a fare questo. Ma get message A, B, E, D, che cos'è? Perché lei può anche scrivere la funzione getMessage, ma poi la deve scrivere la funzione getMessage. È quella che ho di ricevere passando dal processo, dopo che ha. Ma non è una delle nostre primitive getMessage. Noi di me primitive abbiamo, c'è scritto asincrono, quindi le primitive che abbiamo a disposizione sono asend, areceive. Non ne abbiamo altre, quindi se uno vuole scrivere una funzione getMessage è libero di scriverla, ma poi mi scrive anche cosa fa la getMessage, perché se no non è una soluzione, ok? Quindi la getMessage cosa fa? Come la esplicita? Questa impalcatura. Ma tutto dipende da cosa fa la getMessage. GetMessage deve fare delle receive occupandosi con una coda tutte le varie send verranno inviate in qualche mio buffer, io avrò di primo genere il suo messaggio. La message si occupa di prendere questo, inviarlo qui, inviarlo la risposta, eliminarlo e organizzare ogni coda. Sì, ma il problema è che non è che vanno presi in sequenza, vanno presi quelle che fanno match con lo stato corrente. Mi pare che lei stia oversimplificando, come si dice, solo semplificando il problema, cioè non mi pare che abbia le idee chiare su come risolvere l'esercizio con le primitive che ha a disposizione. No. E lui il fatto che dice assumiamo questa attenzione contenga già da messaggi allora interpretato come avere lì già un indicato da qualche parte. Lei ha da qualche parte uno stato che contiene, lo vuole mettere in una coda, lo mette in una coda, ma non è quello il problema. Get message deve prendere dei messaggi. E perché prende proprio ID? Oppure ID sono delle variabili? Sono costanti o variabili? Sono costanti o variabili? Ogni volta il messaggio è diverso. E perché lei deve rispondere ad ID se il suo stato è ID?
se la volta prossima il suo stato, come lei dice, è B e C, oppure all'inizio è A e A, lei deve prendere solo quelli corrispondenti al suo stato, e lei non vede nulla che faccia corrispondere al suo stato. No, mi pare che necessiti un supplemento dei dati, per dirla da... Allora, qui c'è a livello anche l'esercizio 3, lo lascio in sottofondo e vado a quello che mi aveva chiesto lei, che era... il 2 del 2009-901. Del 1 settembre 2009? L'ultima volta che ho fatto due appelli a settembre. Adesso li anticipo, ne faccio tre a luglio, tre estivi. Ah, bello. Qual è il monitor? No, è il 2, ma non è lo stesso. L'hai preso il 2008, mi sa. Chiedo scusa. Persa? Sì. Allora, i semafori binari perfetti sono dei semafori binari che possono assumere solo i valori 0 e 1. E non può venire chiamato se viene chiamata una V quando il valore del semaforo è 1. Perché altrimenti in questo caso la V non produce alcun effetto e viene appunto persa. Il potere dei semafori binari a V persa hanno lo stesso potere espressivo dei semafori? Allora, chi vota per il sì? Chi vota per il no? A che cosa somigliano questi semafori? Volendo sì. Ma che differenza c'è tra questi semafori e semafori binari ordinari? Semafori binari basta. Cosa hanno di più i semafori binari veri? Cioè, questi semafori in pratica sono venuti bene, quindi non si bloccano mai, perché quando il valore... Perché no, non si bloccano con mai P. Con le P, ma con le V no. Con le V non si bloccano. Perché mai. Quando arriva il valore 1 si dovrebbe bloccare facendo una V e invece non si blocca. Sì. Quindi sono equivalenti sì ai semafori generali. Perché anche con semafori. Allora, mettetevi d'accordo e date una risposta unica. Sono equivalenze generali o binari? Ma che domande fa? L'equivalenza e voi ci state a pensare. È un tranello per vedere se cogliete al volo le cose. È la stessa cosa. Se io dimostro che sono equivalenti ai semafori binari, da qualche parte ho dimostrato che sono equivalenti ai semafori binari generali, e quindi l'uno vale l'altro, ok? Ma avete studiato, ragazzi? Agli orali non faccio tranelli, ma in aula sì, mi serve per vedere quanto siete veloci a cogliere le cose. Scusate, ma questi sono i semafori binari che non generano mai quella che molti autori considerano la condizione d'errore. In fondo, anche quando vi ho spiegato i semafori binari,
vi ho fatto vedere che di fatto noi lo definiamo così, così non abbiamo da creare una sovrastruttura formale per dire c'è l'errore, cosa facciamo se c'è l'errore, però di fatto non lo usiamo mai nella dimostrazione che i semafori binari sono equivalenti ai semafori generali. Vi ne ricordate quella dimostrazione? Avevamo un semaforo che fa da mutex. Il semaforo mutex va oltre 1? Mai. Mai. Dall'altra parte avevamo un semaforo privato per ogni processo. Quanti sono i processi che possono essere fermi sul semaforo privato del processo? Di che colore è cavallo bianco di Napoleone? Ok. Il risultato è basta prendere quello e applicarlo. Questo è un esercizio di solo cogliere al volo le cose, ok? Quindi non sto neanche a farlo. Avete altri esercizi? Sì. Il secondo punto dell'esercizio 3. Quello è complesso parecchio. Ma l'avete capito il primo punto dell'esercizio 3? Sì. Come fate a fare la mutua esclusione fra due processi? Io l'ho fatto in questo... Cioè, arrivo, l'ho vista, dopo arrivo da lei. Io ho provato a farlo in questo modo, cioè controllare se, ad esempio, setto con due valori differenti, diremo questo... Sta dicendo il primo o il secondo la domanda? La prima. La prima. Nella prima domanda ho settato nel vettore due valori differenti, 1 e 0, ad esempio. Controllo che ad esempio il primo valore sia 1, allora in questo caso faccio l'inversione, quindi l'altro processo andrà a controllare e vedrà invece il valore 0 e questo invece inizierà a ciclare. Poi dopo, quando ho finito, faccio nuovamente l'inversione. Quando avete lo swap atomico, quello generico, voi avete una variabile che usate come variabile globale e l'altra variabile come variabile locale. Voi mettete nella variabile locale, prima di fare lo swap, il valore che volete che la variabile globale assuma per dire che la critical section è libera, è occupata, in modo che quando andate a fare lo swap mettete quel valore, ma nel frattempo tirate fuori dal gioco il valore che vi serve. Ok? Qui avete lo swap fra due numeri interi contigui in memoria. Ok? Quindi per due processi come si fa? Si fanno in modo che i due valori contigui in memoria abbiano overlap quello in mezzo. Ok? E quindi per due lo riusciamo a fare. Quindi se voi prendete un vettore di interi, prendete le tre interi e per il primo processo fate il swap tra questi due, per il secondo fate il swap tra questi due in maniera atomica, quello di mezzo lo potete considerare come globale, quello di sinistra locale del primo processo e quello di destra locale del secondo processo, ok? E quindi riuscite a fare una mutua esclusione fra due processi. E fra n? Ci vuole un processo gestore. Se tutti i processi riconoscono un processo gestore come amministratore della mutua esclusione, come si fa? Si può fare la mutua esclusione fra ogni processo e il gestore. Ok? Quindi, per esempio, il gestore, se sa di avere n processi, potrebbe continuare a far cosa? A
ci sono varie versioni. Uno pensa, cicla e prova a tiene la butta esclusione in tutte e la rilascia a turno a ogni processo, in modo che a vedere se uno lo riesce a prendere. Oppure uno mette tre valori, uno che dice ho bisogno della mutua esclusione e questo era proprio quello da pensare, questo si faceva, l'altro praticamente l'idea è di avere tanti vettori da tre elementi e avete un processo due store che ha il vettorino con tre elementi col processo più 1, il vettorino con tre elementi col processo più 2, il vettorino con tre elementi col processo più 3. Ok? Quindi se tiene tutte queste mutue esclusioni occupate, tutti gli altri saranno bloccati. Se la rilascia al processo più 1, poniamo per ora in una maniera fessa, cioè per un secondo lo apre a più 1, lo chiude, per un secondo lo apre a più 2, lo chiude, per un secondo lo apre a più 3, lo chiude. Facendo così, se c'è la richiesta di più 1, va avanti più 1, se ha in mutua esclusione non è inefficiente. Allora, se volete, la soluzione ancora migliore è queste si riescono praticamente a scambiare in modo atomico un valore. Facciamo in modo che ci sia un valore che dice più 1 chiede la mutua esclusione. Quindi, lui continua a ciclare. Se quando scambia il valore, cioè il valore quello di mutua esclusione di critical section libera, va direttamente a P2. Se trova che facendo lo scambio c'è il valore di tipo più 1 ha richiesto la mutua esclusione, aspetta che più 1 prenda la mutua esclusione e rimette il valore di mutua esclusione libera per andare avanti, ok? E così si fa. Questo era, fra gli esercizi, era quello più da pensare. Ricordatevi sempre che la valutazione del compito non è ovviamente il compito perfetto prende il massimo del punteggio, ma fra ragionamento corretto e inesattezza di soluzione, ragionamento sbagliato portato avanti fino in fondo, io preferisco il ragionamento corretto magari con degli errori, va bene? Cioè conto quanto uno ha ragionato, non odio web test, odio tutte le cose che hanno delle valutazioni matematiche, perché non voglio dare valutazioni di cose meccaniche. Quindi se anche non avete fatto l'esercizio come intendevo io, se anche non avete frainteso qualcosa del testo, il risultato potrebbe anche essere sufficiente o anche buono se dato il fraintendimento l'avete portato avanti correttamente e avete ragionato nel vostro scenario. Vi assicuro che rispetto al web test prende molto più tempo la correzione dell'esercizio. Allora, è chiara la soluzione di questo? Sì. Andiamo lassù. Esercizio 2 del 2008-9-17. 2008-9-17. 2008-9-17. Non abbiamo più tanto tempo a cuore il testo. 2, eh? Sì. Ah, bellissimo. Allora la domanda è
Se trovo, ad esempio, lì c'è la domanda sul attendere all'infinito del tempo cosa accade. Se trovo sia un caso di starvation o di detto, prendo quello di detto come probabile oppure... Ne ha fatto un corso di calcolo delle probabilità di fisica? No. No. Ma non c'è un nostro corso di studio? Il secondo semestre. Perché c'è scritto probabilisticamente. Questo è stato fatto a settembre, quindi quando c'è questo compito lo dovete già aver fatto. Ok? Comunque l'idea è che avete due semafori, tre semafori, sì, e praticamente no, avete 5 semafori, quindi sì, cosa fa questo? Guardate gli S fanno in modo che vada avanti un processo alla volta. Non sappiamo quale, ma vanno una alla volta, uno ne risveglia un altro, e quindi alla fine dei conti l'esecuzione è fatta da un processo solo che faccia una P sul uno dei semafori R e una V su un altro dei semafori, su uno dei semafori R. Sia il semaforo su cui viene fatto la P, se il semaforo su cui viene fatto la V, viene scelto a caso tra l'elemento 0 e l'elemento 1. Quindi tutte le possibili evoluzioni del sistema, vabbè, si fa il grafo e si vede che se in qualche caso viene scelto due volte la P su uno dei due semafori e la V sull'altra, si blocca. Se invece sono bilanciati, non si blocca. Può entrare in deadlock? Sì. Può non entrare mai in deadlock? Sì. Possono esserci casi di starvation? Qui non si parla di starvation perché non ci sono priorità, quindi se c'è c'è deadlock. No, è vero, può andare sempre avanti un processo, è vero, ha ragione. Probabilisticamente cosa avverrà a trascorrere all'infinito del tempo? Che la probabilità di non entrare mai in deadlock va a zero asintoticamente. Perché man mano la probabilità che succeda che due facciano la P sullo stesso processo, come probabilità accumulata, va a 1. Ok? Quindi questa è la cosa. Se volete si poteva anche calcolare la probabilità che questo accadesse. Va bene? Questa era l'idea. Era più o meno come l'altro esercizio che volevo fare io. Questo. Professore, arrivo subito? No, riguardo quell'esercizio. Ok, fermiamo. E questo? No. Quello ho accatastato le finestre. Qua. Lei ha detto che probabilisticamente col tendere all'infinito del tempo non si andrà mai in deadlock. Cioè, no. La probabilità di non andare in deadlock va a zero. Cioè, la probabilità che di andare in deadlock più avanziamo nel tempo più è alta. Ah, ok. Ok? Certo. È chiaro? Perché se adesso abbiamo una probabilità fatto di prendere
ci interessa il fatto che la P e la V venga fatto sullo stesso processo, sullo stesso semaforo, la probabilità 50%, ok? Il fatto che venga fatto su semafori diversi 50%, ok? Quindi al primo passo non ci fermiamo mai, però abbiamo, quindi se volete abbiamo non mi interessa se sono 0,0 o 1,1, ok? Se volete possiamo fare i casi 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Se siamo in questi casi qua è come ripartire da capo, perché se ho fatto la P e la V sullo stesso semaforo, interessante è questo caso qua, sono questi due casi. Se faccio 0,1 e faccio 1,0, 0,0 torno qua, 0,1 qui ho 0,1, 1,0 e qui e questo torna su. Praticamente se no scusate 0,1 va al contrario, se faccio 1,0, 0,1 torno su. Se invece faccio 1,0, 1,0 mi blocco, ok? Questo è lo schema che ho in mente. Sì. Se faccio 0,0 faccio più sullo stesso semaforo, è come non aver fatto niente. Così come se faccio 1,1. Se invece faccio una faccio prima la P sullo 0 e la V sull'1, ottengo che vado a 0,2 come stato dei due semafori. Se poi faccio 0,0 rimango nello stato in cui sono, così come se faccio, se volete, anche qua 0,0 e 1,1 ritorno nello stato, quindi ogni due esecuzioni su 8 possibilità probabili che ho, ne ho 2 di bloccarmi e 6 no. Se volete si può fare, forse il conto è anche un po' più complesso, comunque partendo da quello possiamo vedere cosa, quello è lo schema e quella macchina continua ad andare ci vorrebbe. Va giù come un quarto alla n, un quarto alla n, bisogna vedere se n è il numero di passaggi singoli o il numero di passaggi doppi, quindi un quarto alla n mezzo se volete, perché dovete considerare due passi per andare a bloccare. Comunque, vabbè, l'idea è quella, questo calcolo in tutti i casi. Andiamo avanti. Abbiamo 5 minuti 5. Io volevo chiedere una cosa veloce. Prego. L'esercizio 2 del 2006-06-19. 2006-06-19. Oh, scusate. Ho un problema tecnico che okay.
è forza della peggiore per chiudere una finestra mi viene da fare un contro Q, ma contro Q alla, alla benedetta sfortuna che mi chiude la finestra della macchina virtuale che ho sulla, sullo schermo. Allora, 2006 detto? 2006-06-19. Ok, ci siamo. Fit fa in modo che venga restituita la memoria che lascia il minore sfrido, il minor materiale di scarto, byte persi, byte, quindi la minima area capace di contenere la richiesta fatta. Ok? Niente, questo in realtà fa un gran casino, ma per il resto si tratta solamente di ricevere delle richieste, valutare se fa alloc e sì, è una versione più elaborata di un allocatore di risorse. Riceve delle richieste, guarda se posso disfarle. Se posso disfarne rispondo subito, se no tieni in cassetto la domanda, poi quando arrivano delle allocazioni, tutte le volte che c'è una allocazione va a controllare se il nuovo stato della memoria consente di soddisfare qualcuno e si dà la risposta. Questo è il meccanismo classico e se volete tutto il meccanismo, se fosse invece che best fit, first fit o worst fit, non cambierebbe nulla, perché la sola cosa che cambia è la parte sequenziale imperativa che va a cercare nel database quello opportuno, no? Quindi non mi serve nulla di concorrente per fare quella parte lì, cioè dovrei... No, non le serve, la concorrenza c'è perché i vari clienti fanno le domande. È un messo spazio questo, no? Sì, certo. Quindi ognuno chiede e ha delle risposte. Non c'è nulla di particolare nel fatto che sia prescritto, prescritto. Questo, fino anche con questo pensiero, fa capire una
l'idea fondamentale della separazione della politica dai meccanismi. Questo allocatore di memoria tratta la memoria come se fossero pere o patate, non ne importa niente perché sia memoria per lui, ma stabilisce la politica, ok? Chi sa fare fa, chi non sa fare fa politica, no? Va bene, vediamo cosa succede. Adesso però due cose: martedì e giovedì ci concentriamo sul progetto, mercoledì ci concentriamo sul compito, e mi raccomando, dite anche agli altri che non vengano marinate le altre lezioni, marinare nel senso di gabbare, di evitare, non di mettere in salamoio simili, che non vengano marinate le altre lezioni per colpa di questo scritto. Come vi ho già detto, la cosa mi ha un po' infastidito ricevere questo commento dai colleghi, perché è una facilitazione che vi do per vedere di rendere più facile superare l'esame. Se però devo danneggiarvi, perché se non partecipate agli altri corsi vi danneggio, non sto facendo il mio dovere, ok? Va bene, ci vediamo. Thank you.